È mio compito innanzitutto ringraziare i nostri due manager, i quali ci supportano costantemente, ci sopportano costantemente, e soprattutto grazie. Antonio. Allora, ciao, buonasera a tutti, ma più che supportarli li sopportiamo ovviamente, come diceva prima il grande musicista. Anche perché vorrei subito, dopo poi ritorniamo a me, passare subito la palla ad Antonio. Allora, lui è Antonio Salmieri e io sono Antonio Parnoffi. Lui è il vero proprietario, io sono il proprietario senza il portafoglio. Mi piace questa dicitura, perché c'è il mini senza portafoglio, sono pure io. Però forse era meglio che ero io quello senza portafoglio e lui era il proprietario, almeno si prendeva qualche Vabbè, quello tutti si dice a Napoli, si piange e si fotte. comunque, una sola presunzione posso avere. Questa la tagliamo. No, non si taglia, è in diretta. Ah, in diretta. La presunzione nostra è che questo posto l'abbiamo creato insieme 9 anni fa, questo è vero, sì. Questa è l'unica cosa, e quindi praticamente quello che è adesso che voi vedete, e se voi siete venuti qua lo dovete grazie veramente a quello che abbiamo creato negli anni, con la professionalità, soprattutto lui, la parte, diciamo, lui cura tutto, è maniacale in tutto, io sono un po' più l'artistoide, più la faccia, e lui vuole stare più altro. Più gli occhiali, dico io. Anche gli occhiali, comunque no, va bene, tutti cercano di dividerci ma nessuno ci separerà mai. Gemelli diversi, gemelli diversi. No, però volevo, diciamo, ovviamente spezzare una lancia alla musica, perché noi siamo nati come locale, come ristorante, ma come locale che fa musica, e siamo veramente contenti di ospitare dei artisti, soprattutto napoletani, perché a Napoli c'è una grande cultura per quanto riguarda la musica, e stasera siamo contentissimi di ospitare i Bosseggiatori, che è geniale come titolo, secondo me come nome di un gruppo musicale che fa bossa, ovviamente, e poi sono davvero veramente bravi, sono molto affiatati, e questa è una cosa che comunque il pubblico formato da amici soprattutto lo sente, e questa è una cosa importante, che è fondamentale. Quello che siamo riusciti un po' a creare, veramente, questo lo dico con orgoglio, è che questo posto qui è diventato un salotto. È diventato un salotto poi per gli amici, dove il venerdì e il sabato vengono qui, mangiano bene, ascoltano un po' di musica. Cioè, dico questa cosa con precisione perché poi è il passaparola quello che ci aiuta a noi. E poi la nostra soddisfazione quando poi tornano e si rincontrano anche gli amici che si sono conosciuti proprio qua. Quindi veniteci a trovare e divertitevi! No, visto che questa intervista ha preso una piega logorroica, allora ne approfitto per dire che loro ci hanno chiesto in particolare stasera di presentare un repertorio particolarmente intellettuale, no? Uno di quelli che fa suscitare le persone sul posto. Esatto. Ecco, cioè, siamo qui, allora. Anche perché noi l'ultima volta abbiamo presentato pop danese, abbiamo avuto un grande successo. Stasera invece vi presentiamo quella parte di Bossa Nova che viene fatta a Bahia fra l'80 e l'82 ai funerali. Grazie. Mi mancava la parola. Va bene. Va bene, ringraziamo tutti, vi aspettiamo, ovviamente ciao, ragazzi, vi aspettiamo alla Garçon quando volete.